Eccoci qua anche questo pomeriggio, con un ospite che non è un ospite, ma è un amico che ho incrociato sempre grazie a Clubhouse un paio di mesi fa. Ho detto no, c'è anche lui. Ho detto devo farci una chiacchierata subito perché c'è tanto, tanto da raccontare. Ciao Bobo, grazie. Come stai? Grazie a te per l'invito a casa tua. Qua sì, nella camera di mia figlia e non c'è altro luogo della casa che sia meno ordinato, perché da me vige il caos proprio, no? Non è saltata tutto. Adesso vediamo se si ricollega perché sicuramente ha cliccato un pulsante sbagliato. Se avete delle domande, comunque scrivete che io gliele giro. È saltato il collegamento, adesso gli mando un messaggio. Si è proprio spento il cellulare perché non ha recapitato nemmeno il messaggio. Adesso vediamo se ha avuto un problema col telefono. Restiamo qua. Intanto, ciao Maurizio, ben arrivato. Ecco, adesso ha letto. Mi sono messo questa, ecco qua. Ecco, no, è che si è scaricato, hai capito? Quindi si scarica. Ah, nessun problema. Senti? Tanto Sì. ormai la tecnologia è un casino. Secondo me le batterie durano mezza giornata neanche. No, dicevo, grazie Bobo, oggi è lunedì, giusto? Lunedì. Lunedì 19 aprile, perché dico sempre la data così chi vedrà un domani le chiacchierate si potrà ricordare, fissare un po' nel calendario com'era. E come ci siamo conosciuti lo spiegavo prima, no? E se vuoi spiegare un po'? Non mi ricordo l'argomento del giorno qual era, però mi hai lasciato lì mezz'ora a seguirti, poi non sono riuscito a chiacchierare perché all'epoca, 2 mesi fa, alzavi la manina e non ti prendevano ancora dentro, Qual no? era? Che stanza era? Non mi ricordo. E secondo me o era quello dell'argomento, però era un qualcosa di. Perché cambiando tutti i giorni faccio una fatica da matti, però noi passiamo, se non ce lo ricordiamo, andiamo ad altro. No? Era una cosa musicale o una Può cosa essere. politica? No, musicale, secondo me era musicale. Però fregatene, non c'è problema. Oggi stavo guardando, è la chiacchierata numero 107, quindi io da 107 giorni non mi fermo a fare le dirette, ormai c'è la gente che non ne può più. E con chi chiacchieri? Con chi chiacchieri? Ah, ieri ero con un mio amico che fa programma i giochi per bambini, i videogiochi. Ah, carino.
due giorni fa c'era Marco Berri, ti ricordi l'inviato delle Iene, Sì, Marco Berri, lui certo. che ha parlato, adesso sta facendo un progetto per andare nello spazio, per essere uno dei primi civili ad andare sullo spazio. Ma da dove mi chiami tu esattamente? Io sono tra Bologna e Ferrara, in quel di Cento. Conosci questo posto? Come? Quale? A Cento, Cento di Ferrara. Ci Certo. sei venuto te mai qui? Ci sono venuto una volta con Lucio Dalla. Mio omonimo di nome. Credo che ci fosse la festa del patrono, perché quando è la festa del patrono a Cento? 3 di febbraio, San Biagio. Perché lui voleva farmi vedere la piazza e poi soprattutto perché lui aveva scritto una canzone che si chiamava Sonny Boy. Storia un po', diciamo, fantastica come le storie che scriveva Lucio. E questo Sonny Boy era nato a Ferrara. Diceva che era nato a Ferrara, a cavallo fra Ferrara e la Luna. E poi in realtà dice: no, però io l'ho immaginato questo personaggio come fosse nato a Cento, perché Cento poi credo che non sia lontanissimo da Bologna, no? Sarà No, tipo. no, sono 30-35 chilometri, proprio al centro tra Bologna e Ferrara e Modena, lì in mezzo, no? Che non si capisce mai perché è in provincia di Ferrara, ma ha il prefisso telefonico di Bologna, no? Ah, è un 051 100. Sì. Che poi il terreno che divide Cento da Pieve di Cento e quindi la Pieve. Nell'antichità voleva dire la parrocchia di, no? La Pieve, e quindi Bevo la tua saluto. salute, bevo la tua salute. Grazie, Bobo. E quindi, secondo me, è perché ai tempi della Marchesa di Savoia, la Yolanda di Savoia, no? Avevano spartito poi con gli Este i terreni, hanno fatto tutto un casino che io di storia ne so poco, te, secondo me, ne sai molto di più. No, ma di terreni dei Savoia non me ne intendo. No, degli Este, gli Estensi, no, un casino. Comunque siamo rimasti 051 e col fatto che mi anticipavi qua della piazza, no? Volevo farti questa, tra Mi virgolette, sai, pare che sia un grande castello Estense, no? è tutto circondata la piazza. Difatti ho detto c'è questa possibilità e così la vediamo online. Quello che vedi giallo davanti è il comune, ovviamente è E il tutto monumento a chi è? Il al monumento. Guercino, il pittore il Guercino. Da Guercino. Poi, come sai, fanno un sacco il carnevale, quest'anno non l'hanno ancora fatto per ovvie ragioni, ma l'hanno programmato per settembre. Se vuoi fare un giro a vedere questi bellissimi. Te l'hai mai visto il carnevale di Cento? Il carnevale di Cento sono passato, sì. Ah, che ci Una sono volta passiamo al Carnevale di Cento. Quando viene il Carnevale di Cento? quest'anno dovrebbero farlo in settembre, se tutto va Settembre. bene. Allora noi passiamo a settembre, vedi? Quest'anno Venisse di solito coincide. lo fanno prima di Pasqua, tra febbraio, gennaio e febbraio. Vedo dei lampioni, l'hanno fatto. Quella è una cosa Sì. nuova, però. Aspetta che lo rimetto. E questo qua perché quando hanno rimodernato Piazza Guercino, aspetta, hanno rimesso i lampioni che in origine erano. Poi li tolgono ovviamente per il discorso del carnevale perché i carri mascherati sono talmente grandi che non passano, no? C'è una E signora poi. che passa con la borsa della spesa in mezzo alla piazza, vedi? Qua, dove vedi qua la freccetta, qui sotto ci passa un canale Ah, ok. che si congiunge, è lungo più di 1 chilometro, è un canalino che difatti questo qua, che è il palazzo del municipio, è ancora terremotato dal terremoto del 2012. Senti, ma queste insegne cinesi che ci sono qui sul nostro web, sulla Ah, cosa, che sono? quello sono io. Quello è il mio marchio, che vuol dire colui che fotografa col cuore.
cinese, giapponese. Ah, giapponese. Tu sei anche buddista? Sei anche buddista? No, no. Al momento no, però è una cosa che mi piace, la meditazione, quello sì. No, poi la base, diciamo, è più una religione, insomma, è più una filosofia. Io esatto. Recito anch'io, perché mia moglie è buddista, e quindi ho avvicinato, diciamo. Io poi ho una tale allergia, diciamo, per i riti cattolici. Oggi, tra l'altro, sono stato ad un funerale. Tra l'altro dell'ex senatore di Ferrara, perché Luigi Covatta era eletto a Ferrara. E per quanto io li conosca, diciamo, il rito, e per quanto non osservandolo, però lo rispetto, però lo trovo molto, molto lontano, insomma, dal modo mio di pensare, insomma, dal modo di vedere le cose. Per quanto, sai, ogni rito ha una sua potenza, ecco, non è che non ce l'abbia il rito. Se penso anche, per esempio, alla manifestazione politica, no? Alle nostre manifestazioni politiche, comunque avevano la loro ritualità, perché le ritualità sono molto importanti nella vita delle persone, anche in fondo anche i gesti che facciamo ritualmente sono un rito, no? Sì. Le cose che facciamo appena svegli la mattina, facciamo magari le stesse cose sempre, ogni giorno, e quelle le viviamo come fossero un rito. Anche prendere un caffè è diventato un rito. Il pranzo della domenica, capisci? È un rito, insomma, alla fine non ci sottraiamo, perché è un elemento di certezza, no? Nella vita dell'uomo, il fatto di fare la stessa cosa nello stesso momento, è come stessa spiaggia, stesso mare, esattamente lo stesso concetto, capito? E anche nel buddismo si fa questo? Nel buddismo c'è un mantra che si recita, oltre che una specie di sermone tratto dal libro del Sutra del Loto, e quindi si recita il mantra, che è la Myo Renge Kyo, e poi le due frazioni, due segmenti di un poema. E questo è il rito, che viene fatto la mattina e anche la sera. Poi ci sono le cosiddette preghiere silenziose, le preghiere silenziose nei confronti dei padri generatori, no? Dal quale è scaturito il pensiero e la filosofia buddista, quelli vecchi, quelli odierni. E poi c'è una preghiera sempre silenziosa, che si fa onorando i propri cari, i propri defunti, pregando per sé, fare le proprie preghiere personali, e poi dopo preghiere per tutto il mondo e per le persone, per tutti gli esseri viventi, e poi si chiude. E questo è un rito. Può durare anche un'ora, dipende quanto più lo fai, più, diciamo, questo sistema genera dei benefici. No, è bello per pensare. Io sono ateo, quindi in realtà è anche molto laico, però essendo una filosofia mi sono avvicinato a poi, tra l'altro, una filosofia orientale, quindi tutto sommato un po' lontano da noi, mi sono avvicinato con più entusiasmo, nel senso che, e anche con maggiore distacco rispetto alle religioni, diciamo così, occidentali. Per quanto, sai, la religione occidentale, anche il cristianesimo, non è che sia nato a Stoccarda, il cristianesimo è nato nel Medio Oriente, insomma, esatto. E nel Medio Oriente e nell'Oriente in generale sono nate tutte le religioni, le filosofie. Io ho avuto uno zio che era un seguace di Sai Baba, che era un santo indiano. Sì, sì, sì. Però ecco, io essendo molto, molto, diciamo, essendo ateo di impostazione, laico di cultura, pur essendo vissuto, diciamo, in un paese cristiano e in una famiglia vagamente cristiana, anche se nessuno dei miei familiari esercitava, e tuttavia io sono non solo allergico alla religione cattolica, intendiamoci, però non sono dentro come possono essere dentro gli altri. Credente, non credo in misericordia, non credo in miracoli, non credo, sì. Diciamo, forse credo di più alla reincarnazione, ma come elemento, ma quasi fisiologico, no? Terra eravamo, terra torneremo, poi magari ci reincarneremo in un insetto, quindi ci vivrà per un giorno, sì e no,
Però deve essere bello alla fine. Sì, finché non incontriamo il vape. No, io per dire, se mi dovessero prendere per quello che frequento le chiese, i luoghi di culto, sono scomunicato già da domani. Mi vorrei fumare una sigaretta, se non ti dispiace. No, sei libero di fare quello che vuoi. Ti ringrazio. Ciao. Mia figlia. Ciao. E, la mia compagna di vita in questo momento. Ah, ci vuole. I miei sono uno è scout e l'altra sta tornando da atletica leggera. Fa allenamenti 5 giorni a settimana più 2 giorni di gare. Oh, porca miseria. Chissà che fatica, poverina. No, sì, però le piace. Anche ieri ha raggiunto il suo record personale in salto in lungo, quindi sta facendo progressi giorno dopo giorno. Lì c'era non c'era l'atleta, quella che poi ha fatto anche il sottosegretario? Ah no, lei credo che sia di Cesena, credo che sia della Romagnola, la tedesca. No, qui vicino c'è la che tira al volo, Jessica Rossi, a Crevalcore. Ah, anche Jessica Rossi. E no, invece l'altro figlio vive a Barcellona, l'ho appena sentito, dice che era una bella giornata lì, mentre invece qui c'è stata la grandine, sai, la grandine, tanto che non la vedevo a Roma. No, invece era tanto proprio che non la vedevo la grandine. No, qui oggi gran vento, arrivano secchiate d'acqua, poi splende il sole e non si capisce più niente, proprio è da vivere alla giornata anche il tempo, no? Ti vesti tipo le cipolle, ti spogli man mano. Certo, abbiamo vissuto una stagione molto anomala, insomma. Ci sono dei cambiamenti sotto tutti i punti di vista, no? Voglio dire, noi abbiamo dovuto vivere questa condizione abbastanza drammatica della protezione dalla pandemia e ci ha condizionato proprio l'esistenza, ha reso anche difficili le cose semplici e ha reso naturali e normali delle cose che in realtà naturali e normali non sono, tipo mettersi la mascherina quando si esce di casa, esatto. O fare la coda per prendere un caffè al bar o magari non prenderlo neanche per evitare, diciamo, il contagio. Puoi prenderlo dentro per berlo fuori. Esatto, quello, una cosa così ipocrita, oppure ti scappa la pipì, non sai dove farla perché i bar non ti ospitano. Io non mi ricordo più dove mi scappò da pisciare a un certo punto per disperazione, proprio chiesi per cortesia di farmi entrare perché non c'è. A Milano era una domenica pomeriggio e non potevo andare a casa, non avendo più casa, e quindi io proprio il padrone mi disse no, non si può, e io ho detto guardi, gliela faccio qui in mezzo al bar, gliela faccio la pipì se non mi apre il cesso, e poi infatti entrare nel cesso. No, io poi l'anno scorso ho trovato parecchi problemi a livello fotografico, perché pur avendo partita IVA con codice Ateco, tutto ok, tutto a postissimo, non potevo uscire perché non essendo dipendente di alcuna testata giornalistica, ma da freelance potevano farmi i verbali, no? Però da artista fotografo non puoi uscire perché dici se esco mi fanno la multa, ma se non esco non creo, no? Si era creato questo loop che tuttora ci sono dentro, però alla fine esco lo stesso e faccio le foto, poi ci si penserà dopo. No, io non ho mai voluto fare, diciamo, il superiore, perché poi ho sempre circolato attorno nei quartieri. Ricordo una volta mi si affiancò una pattuglia dei carabinieri, dice dove va? Ho guardato, non c'avevo voglia di dire dove stavo andando a comprare il giornale, tra l'altro, e mi sembrava inopportuno. Ho detto guarda, io abito qua, a un certo punto insomma gliel'ho detto, guarda che io abito qui dietro, sto tornando a casa. Ma quando c'era un po' l'ossessione, no? Quando mandavano anche gli elicotteri sui tetti, sì, per vedere quelli dei piccoli. Poi dopo, a un certo punto, alle regole insomma, mi sono totalmente attenuto, insomma sì, forse ho fatto dei salti di regione, ma insomma magari per andare a trovare mia madre, sì, qualcosa di illegale l'ho fatto, ma mai che mettesse, diciamo, a repentaglio filato in macchina e porta lì, oppure magari una sera che sono tornato a cena, sono tornato tardi, ma insomma non è che
cioè non ho fatto delle grandi trasgressioni volontarie o smaccate, provocatorie. Il problema non è questo, il problema è che però questa assuefazione alla limitazione ha generato dei processi di decomposizione psicologica molto molto forte, insomma, non c'è dubbio, i soggetti deboli si sono indeboliti, gli anziani non escono di casa, insomma, ha agito sulla psiche in modo differenziato, però molto molto in modo molto violento, no? Sono aumentate le liti familiari, e anche chi si sopportava uscendo dopo, stando dentro casa per forza, è stato un po' un casino. Ma insomma, si sono sfasciate un mare di coppie, sai, poi anche la condizione sociale che abbiamo vissuto e che si vive è una condizione sociale nella quale il futuro non è assolutamente un fatto auspicato come no, è auspicato, ma è vissuto come un rischio, no? Come un pericolo, mm-hmm. E non come un'opportunità. I ragazzi che sono rimasti a casa, questa storia dell'educazione a remoto ha finito poi per incidere molto sulla coscienza, perché poi alla fine, tu sai, l'apprendimento è un fatto che tu in qualche modo già fai fatica a scuola, figurati lontano dalla classe. E poi soprattutto sei costretto al video. Sai, il video non è che sia proprio un mezzo che uno ama, no? Sta sempre di fronte alla tavola. No, poi a lungo andare ci rovina anche gli occhi, per dire, mio figlio, siamo andati a fare una visita perché ha già le mosche quelle volanti, no? A 16 anni, perché è forte di stare tra cellulare, tablet, i videogiochi, il computer, la scuola, alla fine uno dice sì, sei un video terminalista praticamente? Sì, certo. E poi sai chi insegna per esempio da remoto? Sono io, c'ho delle persone che fanno questo mestiere e alla fine insomma fanno fatica anche loro, perché poi le classi tu devi tenere 30 persone nel monitor, devi verificare che non sbadiglino, che non facciano i cazzi loro, insomma non è esatto. Solo che lo smart working così concepito ha finito anche per essere un affare per alcune aziende che avevano voglia, diciamo, di segare un po' di personale, di tagliare i costi vivi delle occupazioni degli uffici, dei luoghi di lavoro, del demansionamento magari di alcune figure professionali, cioè alcuni, questa la crisi, tra l'altro c'è proprio una parola cinese dove crisi significa anche opportunità, alcuni l'hanno colta, ma io considero in senso negativo, perché hanno approfittato della crisi, sono fregati le mani, hanno detto beh, tanto mandiamo un po' di gente in prepensionamento, poi alcuni li lasciamo a casa. Poi sai, quando molti sostengono e dicono che performare a casa è meglio, io penso che sia stato meglio in una prima fase. È meglio per alcuni, per esempio, che si devono sobbarcare ore e ore di pendolarismo. Quindi da un certo punto di vista può darsi che qualcuno abbia guadagnato in qualità della vita, però in un periodo breve. Se invece quello diventa la condizione del tuo lavoro, allora a quel punto provoca dei problemi, perché intanto uno non è che lavora, interagisce da solo, rimane da solo nella sua stanza. Ma mi capita anche a me, cioè io l'ho fatto tante volte, diciamo, dibattiti via web, riunioni. Sai, questo meccanismo della solitudine lo senti, non è che non lo senti, siamo soli, non è che siamo da lontano. Infatti io avevo sempre chiesto di lavorare da remoto per una questione fisica, no? Per dire, non mi funzionano le gambe, piuttosto che mettermi in malattia posso lavorare con un portatile. Fin tanto che non c'è stato questo problema del Covid, è sempre stato no. Quando c'è stato il problema del Covid mi è stato detto di sì subito e ho accettato, perché comunque in caso di malattia, proprio malattia intesa come blocco alle gambe, blocco fisico, no? E mi ha consentito comunque di lavorare. L'unica cosa è che, per dire, l'anno scorso, non capendo che dovevo alzarmi dalla scrivania, mi sono atrofizzato i muscoli delle gambe, quindi quando è stata ora di ripartire è stato un macello. Certo, certo.
No, insomma, diciamo, i costi sociali, economici, morali, fisici di questa vicenda sono lì da vedere. E la cosa straordinaria, incredibile, è che questa, diciamo, questa vicenda ha riguardato tutta l'umanità. Ecco. Se devo dire, il virus in fondo ha avuto una sua potenza democratica, nel senso che ha messo tutti quanti sulla stessa, diciamo, sulla stessa linea. Poi adesso il problema dei vaccini è riemerso, naturalmente sono riemerse le differenze, infatti i vaccini, la lotta fra le major che fabbricano i vaccini, le lotte, diciamo, fra le nazioni, fra i sistemi. Certo, poi è ritornato il mondo come era prima, però l'origine, diciamo, del virus è stata un'origine democratica. Addirittura, siamo, diciamo, i primi mesi lo abbiamo salutato come un fatto, diciamo, positivo, no? L'aria era più pulita, abbiamo, diciamo, si è assorbita molta pollution, cioè molto inquinamento, Ah, ma quando nel primo le città erano giro più che si è belle, i fatto. fiumi erano più puliti, però, insomma, poi la realtà è un'altra. Noi viviamo comunque in una società moderna, complessa, dove c'è la produzione, c'è l'inquinamento, c'è la mobilità. D'altra parte, insomma, il progresso della società umana ci ha condotto, insomma, a vivere delle vite in qualche modo standardizzate, che non è che potevano cambiare soltanto per l'apparire di un virus pandemico. In parte sono cambiate. Ma Le nostre difatti abitudini sono cambiate. la prima volta è stato, tra virgolette, nella tristezza, bello, perché abbiamo visto proprio il rigenerarsi del pianeta, no? Adesso, dalle due distinzioni di rosso, di lockdown rosso e rosso, adesso praticamente, almeno qui, quello che si è visto qua è che giravano tutti. Non so a Roma, ma qua Ma giravano tutti. no, vabbè, poi c'è la propensione a tornare alla vita normale. Sì. Poi il nostro è un popolo latino e quindi non dimentichiamo il fatto che comunque siamo abituati a vivere all'aria aperta, cioè Esatto. non c'è una dimensione chiusa, no? Noi poi siamo un popolo aperto. No, io per esempio recentemente sono stato, secondo lei impareremo, domanda Maria, a me o a te? Ma secondo lei impareremo qualcosa da questa situazione? Impareremo, intanto abbiamo già imparato qualche cosa, insomma, intanto lavarci le mani e probabilmente anche a nutrire verso il prossimo, diciamo, un elemento di solidarietà che prima forse c'era sfuggito, o in qualche modo non era connaturato il valore della solidarietà. Oggi, secondo me, si è molto elevato il riconoscimento dell'altro, il dolore, perché sai, quando muoiono, come sono morti in Italia, mezzo milione di persone, la dimensione del dolore è enorme, insomma, capire, ciascuno ha avuto un parente, un amico, l'amico dell'amico che è morto a causa di questa, diciamo, di questa malattia. Quindi non è che non abbia inciso sulle nostre esistenze, ha inciso sui piani di vita, cioè sulle prospettive di vita, e anche molto sulle nostre esistenze. E poi naturalmente questa è la parte buona, poi c'è la parte cattiva. La parte cattiva è che molte famiglie sono finite sul lastrico, molti operatori economici sono entrati in una sofferenza, diciamo, enorme, molti hanno perso il posto di lavoro, i poveri sono aumentati, non c'è d'altra parte il tampone generato dagli aiuti di Stato, è sempre un tampone molto relativo, basti pensare, diciamo, ai commerci, no? È chiaro che nel commercio, nei ristoranti, nei negozi, quant'altro, si è generato tantissimo nero, no? E si è valutato come in realtà quel nero, cioè quell'evasione fiscale, in realtà fosse un'evasione fiscale di più delle volte difensiva. Nel senso che era tale il carico fiscale che in qualche modo il commerciante si sentiva in qualche modo obbligato stimolato, ecco, per non dire obbligato. Quindi quando i ristori che sono arrivati non coprono
per molti neanche il 30-40% del loro fabbisogno, e questo significa appunto che si è generato molto, molto denaro illegale, e che però il costo, il peso del carico fiscale nei confronti di alcune categorie effettivamente in un paese come il nostro è molto alto. Detto tutto questo, c'è un'anchilosi, cioè l'anchilosi derivata dal fatto che non sai se è possibile esattamente fare la stessa vita che facevi prima, no? Ma rifaremo la stessa vita di prima? Già non la facciamo più. Ah no, quello sicuramente. Perché se non esco di casa, non vado a incontrare persone, però penso oggi al funerale dove sono stato, non ho salutato nessuno, e non ho riconosciuto nessuno, o in parte ho riconosciuto le persone, cioè avevo fretta ad andarmene, non avevo fretta, non avevo piacere di restare, perché comunque in un luogo chiuso puoi sempre pensare di beccarti il Covid, insomma, quindi non è bello, no? Tu pensa, Bobo, che io a fare delle foto sabato sono andato lì sotto i portici in piazza ed ero io da solo attaccato alla parete del portico, c'erano delle persone che pur di non venire dalla mia direzione andavano in mezzo alla strada, quindi è cambiata la mentalità della gente di evitare proprio. E io non so dirti quando, capisci, ritornerà, oppure sai, poi guarda qualche trasmissione televisiva, dai, senza pubblico, calcio senza pubblico, questo silenzio, Sanremo senza pubblico, silenzio, diciamo così, angosciante. Poi alla fine, no? Le partite di calcio sono delle cose angoscianti. Forse anche le scelte del governo si orientano verso un tipo di società tranquilla, ma si deve prendere coscienza che non sarà più così il domani di nessuno di noi. Sì, io poi penso che alla fine, in definitiva, una volta che si è usciti, lo ricorderemo come una brutta parentesi, no? Questa cosa. Certo che ha segnato, però, se non una generazione, c'era un pezzettino di nuova generazione che è nata sotto la pandemia, no? È nata, comunque ha vissuto sotto la pandemia. Io penso anche ai bambini che hanno cominciato la scuola l'anno scorso, sono già 2 anni, no? Che la prendono come alle elementari. È diverso rispetto a quando andavo a scuola io, che potevi giocare a pallone, potevi abbracciarti, così. Adesso come regola dicono di stare a distanza, però secondo me è interpretabile, perché vuoi dire un bambino di 6 anni che non possa... Sì, lo so, solo che però questo ritorno a scuola ha generato l'aumento dei contagi. Sì. I bambini sono portatori di influenza, cioè, ha fatto morire delle persone, non è che l'ha fatto apposta. No, certo, anche per dire le materne. Io ricordo quando i miei erano piccoli che arrivavano raffreddore, mal di gola tutti i giorni a casa. Poi naturalmente quello che è successo a un certo punto è che questo si è capito che questo elemento di controllo sociale poteva anche generare una forma di controllo politico, cosa che è andato al di là della semplice come dire avvertenza paternalistica e compassionevole, ma è diventato un vero e proprio gioco nel quale sarebbe stato possibile anche tenere sotto scopa milioni di persone. E tieni conto che se c'è, diciamo così, una differenza sostanziale, io questa la vedo. Cioè, l'Italia c'ha, credo, 30.000 comuni, piccoli comuni. Insomma, l'Italia anche vive dei suoi piccoli comuni, quindi non è che la vita sociale in un piccolo comune può rischiare di essere, no, influenzata dalla circolazione del virus. Sì, è vero che magari in questo piccolo comune vivono delle persone che sono pendolari con la grande città. Però è anche vero che il grosso, diciamo, del nostro paese vive in una dimensione piuttosto rurale, esatto. Paesi di montagna, paesi di campagna, per dire Maria, entroterra, quindi non è che vivono tutti a Roma, Milano. No, esatto, difatti ti dicevo, Maria in un paese di 3.000 abitanti in Sicilia, in collina, quindi
se lì chiudono due negozi, no, non c'è più vita sociale. Sì, non c'è vita sociale, probabilmente magari ci sono anche paesi che non hanno avuto neanche un caso, quindi sai. Però è evidente che le regole andavano date per tutti gli italiani, mica soltanto. Salve Lucio, un caro saluto a tuo ospite. L'unica cosa sicura è che tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Ti sei dimenticato l'H però, eh? Bisogna vedere quando finirà questa emergenza, cosa lascerà. Nessun evento mondiale ha mai lasciato il mondo come l'ha trovato. Beh, sì, certo. Sì, poi c'è anche l'elemento catartico della cosiddetta ricostruzione, no? Del cosiddetto cambiamento. E quindi bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io vedo che va valutato anche il bicchiere mezzo vuoto, cioè tutta una serie di elementi che ti ho descritto che incidono, che hanno inciso moltissimo proprio sul nostro atteggiamento, sull'incattivimento, insomma, anche delle persone. Perché da un lato sì, certo c'è la solidarietà, dall'altro c'è la preoccupazione del futuro che quindi ti rende necessariamente o inevitabilmente più egoista. Succedeva così anche durante la guerra, insomma, no? I ricchi durante la guerra che magari avevano il piccolo orticello, evitavano di andare a fare la fila e quindi potevano mangiare le cose che produceva il loro orto, ma i poveri non hanno il loro orto e quindi magari erano costretti a mangiarsi e cibarsi di cose anche infime. Quindi, insomma, non tutti i comportamenti sociali possono essere considerati uniformi. E poi c'è un elemento regolatore che dovrebbe essere quello del potere, e il potere, come si è visto, si è un po' polverizzato, cioè i linguaggi che si sono adottati sono molteplici, persino nella stessa comunità scientifica non c'è un accordo univoco sul da farsi, sull'interpretazione, sulle varianti, ormai ne sappiamo più di uno scienziato. Io devo dire la verità, ho smesso da tempo di seguire questa informazione, non perché voglio essere disinformato, ma perché mi arrivano giornalmente, capito? Veniamo bombardati di queste informazioni che ti mettono a un certo punto anche Pressione una certa psicologica. fazione, sì. E quindi tutto il resto, anche le cose normali, che hanno una dinamica normale, appaiono un po' obsolete, no? È difficile programmare, è difficile fare una legge, è difficile fare un cambiamento, immaginare una riforma, perché il paese di che cosa ha bisogno? Oggi ha bisogno di vivere, ecco, se dovessi dire una parola. Quindi il problema del ha il diritto di essere più felice. Non saprei dirti se vanno cambiate, quali leggi vanno cambiate con emergenza e urgenza. Sì, potrei snocciolarti una serie di dati di fatto, diciamo oggettivi e politici, che possono essere considerate priorità. Però intanto c'è un problema, insomma, c'è un problema di tornare alla normalità e di farlo non generando l'insicurezza, che è purtroppo l'antinomia, è l'ossimoro che si è generato, cioè è meglio far sopravvivere le persone o farle morire di fame. Questo dilemma micidiale, bestiale, che è quello che ha diviso la comunità politica, continua a persistere, c'è poco da fare. No, E non certo. credo alle responsabilità oggettive di questo o di quello, ma c'è stato ritardo, c'è stato non ritardo. Qui non c'è nessun paese al mondo che è riuscito a affrontare la pandemia con efficacia. Forse l'hanno fatto i cinesi, ma i cinesi hanno anche un altro sistema. E non lo so, poi tra l'altro non mi è dato di sapere, di conoscere i dati, diciamo, del loro contagio. Persino la Germania, che è un paese molto organizzato, che ha una società civile abituata, diciamo, al conformarsi di massa, ha patito tantissimo. Insomma, la Germania ha patito tantissimo. Noi latini abbiamo optato per una via di mezzo, insomma, un po' sì, un po' no, un po' rigidi, un Io po' no. riesco a capire anche le persone, no, che adesso stanno manifestando in piazza, tipo gli artisti o i ristoratori, cose così. Poi cambiamo argomento perché se no parliamo solo di quello alla fine che parliamo, che vediamo in una televisione, no? Io li capisco, però alla fine, cioè quelli che manifestano in modo pacifico, a me, per me è tanta roba, perché vai lì e dici la tua, no? Non capisco quelli che vanno a fare casino. Cioè,
perché non, però sono quelli che fanno più notizie rispetto a quelli che manifestano. Ma tipo vedi, in Piazza del Popolo a Roma, quando è stato ieri o ieri l'altro. Ma guarda, no, è che non li capisco, cioè non capisco l'efficacia, diciamo, di una lotta radicale che si spinge all'estrema violenza. Quindi non la legittimo e non considero, insomma, un fatto positivo. Però c'è un però, è che l'elemento di esasperazione, diciamo, popolare, giovanile in particolare, può portare al radicalismo, insomma. Che poi il radicalismo è una forma, diciamo, quasi della psiche dell'uomo, cioè è come il bambino, no? Il bambino quando non viene cagato cosa fa? Piange. Esatto, no? E insiste finché non ottiene. E quindi il radicalismo che si spinge sino all'estremo della violenza in realtà sollecita questo. Cioè io per essere notato devo fare un'azione che è un'azione shock, no? Esatto. Nel caso, diciamo, delle riaperture, vedo tutto sommato sterile, c'è, diciamo, una violenza molto sterile, a parte che è condotta verso le forze dell'ordine, quindi non ho capito le forze dell'ordine cosa c'entrano in loro, ma se anche noi aprissimo da domani tutto quanto, alla fine non è che tutti i clienti ritornerebbero in quel locale, in quel ristorante, in quel negozio, cioè non, c'è anche una sorta di illusione, quanto uno possa immaginare, perché oggi i soldi da spendere non ce ne sono. Si è aperto a Natale, infatti a gennaio abbiamo avuto dei picchi di mortalità altissimi, quindi noi possiamo anche fare gli spiritosi. Adesso c'è la campagna vaccinale che avrà un suo esito, sperando che il vaccino poi sia efficace. Abbiamo detto che cambiavamo discorso, però. Sì. No, difatti stavo pensando prima, quando ti dicevo tra zona rossa e rozzana rossa i due cambiamenti, il discorso del rosso, no? Perché questa felpa me la sono messa a caso, puramente a caso, perché era lì, non per il colore che hai portato te e i tuoi predecessori, ma io questo colore l'ho visto nella famiglia di mio nonno, all'esasperazione, no? C'erano garofani dappertutto, c'era una piantagione di garofani, no? E perché la famiglia di mio nonno, che erano tipo 18 tra fratelli e sorelle, all'epoca, cioè subito nel dopoguerra, si divisero in metà da una parte, metà dall'altra, no? E mio nonno era dalla parte di Nenni, come ti accennavo prima della diretta, così. Io pensavo a com'è crescere in un ambiente politico, la tua infanzia, la tua adolescenza. Ho sempre pensato a, perché la figura di tuo papà, per dire, io l'ho sempre vista, no? In televisione, cose così. Però quando collego a, ma Bobo come è cresciuto, io non è una cosa che mi chiedo, perché io non, purtroppo per fortuna non lo so, non l'ho mai vissuta e mai la vivrò, e però è sempre stato un mio pallino di dire, ma come vive un, scusa, non suonato, come vive un ragazzino, un bambino, un ragazzino in un ambiente politico, vabbè, che politico è il lavoro, in un ambiente così. Ma sai, c'era comunque un elemento di gioco negli approcci alla politica, l'elemento, diciamo, di gioco o di divertimento, era per esempio, poteva accadere per esempio che andavo, magari mi portava la domenica dove lui andava a fare i comizi, no? Allora c'erano le persone che avevano le bandiere, c'erano, insomma, c'era un po' di gente, c'era un po' di movimento. Poi il gioco, per esempio, era legato alla campagna elettorale, cioè noi ci divertivamo tantissimo in campagna elettorale a fare il volantinaggio nelle portinerie dove lasciavamo i volantini del partito, quindi aspettavamo
con ansia il materiale elettorale, perché così potevamo andare in tutto il quartiere a distribuire il materiale elettorale. Mi ricordo anche durante il referendum sul divorzio, cos'era, 74, io avevo 10 anni, quindi figurati. Mi ricordo proprio l'odore della carta, quando arrivava la carta dalla tipografia, capisci? Quando arrivava il materiale, per me era una festa, perché comunque ci piaceva tanto. Poi figurati, se poi dovevamo distribuire le cartoline con la faccina di mio padre e il suo nome, beh, allora quello addirittura era molto più bello, no? Quindi io l'ho vissuta in quel modo lì. Poi successivamente, insomma, partecipai a diversi congressi, io poi in realtà, e poi incominciai un po' a impratichirmi, a capire, a studiare, ma non avevo voglia di fare la politica. Successe veramente per caso di un impegno così diretto. Avevo 20 anni, cioè, perché i ragazzi della giovanile del partito erano un po', insomma, divisi fra di loro. A un certo punto mi tirarono dentro, io andai a parlare a un congresso, feci un discorso un po' generico, non politico tra l'altro, e però poi mi chiesero un impegno diretto. All'inizio io un po' titubai, nel senso che non mi sembrava il caso di mettermi dentro quella roba lì, e poi alla fine scopri di avere una vocazione, insomma, in qualche modo di arrivarci prima di altri, no? Di essere più idoneo, magari no, ma insomma più dentro la cosa politica, perché poi alla fine, vuoi non vuoi, insomma, vivendo dentro casa con un uomo politico, ne assimili tutte le alcune sfumature, no? Non che abbia mai ricevuto delle lezioni. In questo senso poi è subentrata poi anche una certa passione, ecco, la passione anche sentimentale nei confronti, diciamo, del partito, dell'affermazione delle nostre idee, dell'idea di essere tutti assieme, tanti, diciamo, che condividiamo la stessa idea, lo stesso valore. Questo secondo me ha fatto molto. C'è una passione dentro i partiti della sinistra che non c'è in altre parti, insomma. Immagino che analoga esperienza non abbiano potuto declinare, o magari sì, insomma, no? Quelli di cultura democristiana, insomma, i socialisti comunque hanno sempre avuto una loro caratteristica molto particolare, insomma, un popolo che si riconosce, no? Che si riconosce, che sa quello che vuole, nonostante sia abbastanza individualista, però il popolo socialista c'ha una sua peculiarità, oltre che una storia così meravigliosa, così antica, che viene da lontano, con i suoi martiri, con le sue conquiste sociali, con le sue lotte per l'emancipazione femminile o per la libertà. Insomma, essere socialisti, insomma, anche quando ero ragazzino era un fatto di grande orgoglio. Poi figurati, poi tuo padre diventa addirittura il segretario dei socialisti, il capo, e capisci che allora aumenta ancora di più la tua passione. Siamo arrivati qua, insomma, la passione mi è rimasta, il partito è più piccolo, però tuttavia io non rinnego, insomma, e non rinnegherò mai questo elemento di continuità, di attaccamento, di non esibizionistico, diciamo, dei valori a cui, che sono propri della nostra tradizione, poi declinati in forme anche diverse. C'è chi le vuole adattare ai nostri tempi, c'è chi invece immagina che il socialismo del Novecento sia esattamente quello di cui avrebbe bisogno la società del 2021. Io non penso che sia così, però non è mai per me un omaggio nostalgico alla memoria. Io penso molto nella vitalità, nell'attualità del socialismo. Ha una sua ragione d'essere profonda, una società come questa, che è attraversata da tante diseguaglianze, da tante ingiustizie, che è regolata dallo strapotere del sistema capitalistico. Io penso che il temperamento che dà il socialismo ad una società libera, dinamica, è un temperamento necessario, insomma, no? Olof Palme diceva che il capitalismo è come una pecora che va tosata. Ecco, io
non sono così radicale nel pensare che tutti i guai e i guasti del mondo siano soltanto frutto del sistema economico capitalistico, però penso che certamente la sproporzione e la ventata neoliberista abbia determinato tantissime disuguaglianze. Le crisi che noi paghiamo oggi con maggiore forza sono purtroppo il prodotto, il portato dell'eccesso, diciamo, liberista che la globalizzazione ha avuto. Però adesso non vorrei farla troppo complicata, anche perché si sono fatte quasi le 8. Quali sono? 8:04, 8:05. Ti faccio le ultime due domande e poi dopo andiamo a mangiare. Se vuoi, se no andiamo a mangiare subito. No, e poi no, pensavo per il discorso, come il confronto tra te e tuo papà, come la vive Vittoria con tuo papà. Ah, andrebbe chiesto a lei. No, lei è totalmente apolitica. No, lei ha fatto una bellissima intervista qualche mese fa sul Foglio. Sì, lei ha vissuto però in una famiglia politica in un momento di disgrazia. In un'epoca diversa, esatto. E quindi lei in fondo usò un'immagine molto dura, nel senso, per me la politica è stata una nemica, perché è quella che ha fatto dividere la famiglia, che ha fatto soffrire la famiglia, e quindi non ha un rapporto felice con la politica, perché pensa che a causa della politica ci siano state le morti, ci siano state l'esilio, ci sia stata la sofferenza lunga di questi 30 anni che hanno comunque segnato la nostra esistenza come la sua. E quindi, da un lato, io poi faccio fatica a rispondere per lei, però da un lato le genera orgoglio, perché comunque lei sa, lei ha incontrato, insomma, tante persone che le hanno parlato bene di suo nonno o anche di suo padre, non solo del nonno. Però sono maturato un certo distacco. Mio figlio addirittura è agli antipodi, nel senso che, nonostante lui si dichiari un socialista, a parte che vive fuori, ha delle idee un po' diverse dalle nostre, ma è figlio anche della sua età, insomma. Io lo considero un po' di destra, mio figlio, ma non di destra liberista, diciamo di destra sovranista, ma però perché siccome vive all'estero, quindi è... No, a me piacerebbe vedere. Non ha nessun rapporto neanche lui con la politica, se non che orecchia, cerca di capire, però non ha maturato, ha una coscienza civile, ma non ha mai maturato l'idea di potersi cimentare, non ha voglia, insomma, non è... Forse è meglio così. A me piacerebbe vedere un giorno, no, che a Roma scendano tutti da quel, diciamo, palco, tutti giù, e che si tengano per mano e lavorino tutti per il paese, no? Indipendentemente dal colore, no, che uno è. No, io, guarda, io, per quanto io... Dove sei finito? Io sono qua. No, per quanto io, diciamo, la pensi come te, nel senso che vuol dire, l'anelito, diciamo, unitario di un sentimento comune nazionale, qualche cosa che auspico in qualche modo, auspico, insomma, per il quale io tendo, insomma, no? Io sono un uomo. Detto questo, però, io penso che esistano le differenze, cioè che esistano le differenze e che non bisogna essere, anche qui, non bisogna essere ipocriti, capisci? Cioè, esistono le differenze, il pluralismo delle opinioni, esiste il pluralismo delle opinioni nella sinistra come nella destra, cioè fare di tutto erbe un fascio, secondo me, è sbagliato. È sbagliato, ed è così come è sbagliato essere inutilmente rigidi pensando che la sinistra sia una cosa che abbia sempre ragione o la destra abbia sempre ragione. C'è sinistra e sinistra, c'è destra e destra, c'è un modo di vedere le cose su cui si possono convergere uomini di tendenza conservatrice, uomini di tendenza progressista, però i valori di fondo, secondo me, cambiano a seconda
punto di vista della visione della società. Cioè, un uomo di sinistra continua a vedere la società in un certo modo e un uomo di destra la vede in un altro. Non deve menare scandalo questo fatto. Poi ci sono i 5 Stelle, per cui loro non sono né di destra né di sinistra, quindi non si sa come la pensano. Però mi piace pensare, no? Un giorno così, cioè, basterebbe uno, ma come ti ricordi quando, non mi ricordo chi è stato che ha detto facciamo fermare le guerre nel mondo per un giorno si fermò tutto, per un giorno, però vabbè, non sto a pensare. Vabbè, ma quello è lo slancio utopico. Che però tu sai che non può durare in eterno, in effetti. No, esatto. Le società umane sono un divenire, non è che sono non sono uno statico, capito? E purtroppo la complessità è come quando tu è come una famiglia in casa durante il Covid, all'inizio viveva con entusiasmo quell'esperienza, poi improvvisamente l'ha vissuta come un obbligo. Con il contrasto, con il conflitto, ma questo fa parte dell'animo umano, cioè l'animo umano è abituato al conflitto, al contrasto. E c'è poco da fare, a meno che uno rimanga fermo, fisso, non si muove. Io sono per realtà nella vicenda politica, io sono sempre per la lotta, non mai, cioè io sono un uomo mite, però sono perché ci si batta per cambiare lo stato di cose, non perché si rimanga immobili e acquiescenti di fronte allo status quo. Quello lo considero, no. A parte una noia mortale, ma comunque io sono più per la radicalità come elemento di lotta, poi a favore delle riforme, quindi cioè, radicali nel voler ottenere una cosa, poi quella cosa che si ottiene non è che è radicale, capisci? No, quella cosa in realtà è serve a tutti, quindi non crea divisione nella società, ma certo. Perché se arrivi ad una condizione di cambiamento della società bisogna battere i pugni sul tavolo. Su questo io sono molto... No, quello lo condivido. Non sono assolutamente... Poi contesto, naturalmente, quando questa radicalità avviene in contesti dove anche la radicalità non serve assolutamente un bene matopiffa, cioè è soltanto una forma espressiva, velleitaria, in definitiva violenta, che tenta di imporre la propria idea agli altri. Questo mi fa abbastanza orrore, cioè io sono contrario a imporre la mia idea agli altri, vorrei che gli altri ci arrivassero per induzione o per logica, non perché io inculco un punto di vista. Questo è sbagliato. Va bene, Bobo, ti do 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi. Argomento a piacere. Ah no, se lo sapevo prendevo la chitarra e ti suonavo una canzone. Mi sembrava più carino. Se ce l'hai lì vicino puoi prenderla. No, sì, però ce l'ho non lontano. No, argomento a piacere, beh, ho parlato anche abbastanza a lungo di tutto, quindi non saprei adesso più che cosa. Un pensiero che non hai mai detto che vuoi lasciare? No, beh, questo non saprei. No, mi ha fatto tanto piacere, è come chiacchierare, capito, al bar, prima di cena. Io non sono un gran intervistatore, ma sono un chiacchieratore, no? Vado, pigliate la chitarra, allora. Sì. Dopo metterò nei commenti un link di YouTube che ho trovato quando hai intervistato Lucio Dalla, così quando se qualcuno lo vuole vedere, vede tutta l'intervista, che è bellissima. Hai visto un pezzo quando si mette il tarallo nell'occhiale, tra l'occhiale, la lente e l'occhio? Eh,
faceva? Ti ricordi il pezzo di Sacco e Vanzetti? Te lo ricordi? No. Here's to you, Nicola and Bar. Rest forever here in my heart. At last and final moment is your agony. Is your trial. Here's to you, Nicola and Bar. Rest forever here in my heart. The last and final moment is your agony is your triumph. Sai cosa dice questa canzone? Dice questa canzone, dice: siete ancora qui, Nicola e Bart, sarete sempre nei nostri cuori. L'ultimo e finale della last and final moment. L'ultimo momento sarà vostro e la vostra agonia sarà il vostro trionfo, perché Sacco, Nicola Sacco e Bart Vanzetti, due anarchici, furono condannati a morte e quindi ci fu questa canzone, era il tratto di Ennio Morricone. Non so se conosci la storia di Sacco e Vanzetti. Sì, Vanzetti mi pare nato in un posto vicino a Foggia, era un anarchico italo-americano proveniente da Foggia. E Nicola Sacco è uno dei primi martiri, diciamo, anarchici degli anni 30. E vittime della pena di morte, insomma, della condanna a morte. Una delle forme, secondo me, più odiose che ha inventato l'uomo, cioè un uomo che decide che un altro uomo, per espiare la propria colpa, debba perdere la sua vita. È una forma, secondo me, violentissima, ingiustificata, perché qualsiasi reato tu possa avere commesso, anche il più efferato, questo non ti deve mai condurre nessuno a sottrarti la vita, insomma, anche chi ha sparato un bambino, capisco la famiglia, è però anche vero che chi siamo noi per sottrarre la vita ad un altro, no? Addirittura con metodi tipo la garrotta, come facevano i cattolici spagnoli durante la Santa Inquisizione, ti chiudevano i chiodi e ti schiacciavano il collo. Oppure ho visto anche recentemente un film sudafricano, dove sulla pena di morte, dove questi neri americani sudafricani venivano uccisi con il cappio al collo, quindi delle cose violentissime, per non parlare della ghigliottina, per non parlare anche della stessa fucilazione. Cioè l'uomo, lo dicevamo prima, insomma, l'uomo ha delle forme animalesche del comportarsi, capisci? Ora, una volta che abbiamo eliminato, e non tutti i paesi hanno eliminato la pena di morte, io partecipai tra l'altro alla campagna per l'eliminazione della pena di morte, per la risoluzione che alle Nazioni Unite facemmo votare, poi però anche le pene accessorie o secondarie o comunque più ridotte sono sempre pene odiose. Cioè lo stato di detenzione di un cittadino nel carcere, quando è prolungato per molto tempo, è quasi peggio della pena di morte, cioè la sottrazione della propria vita. Sì, sono in vita come se fossero morti. Sì, l'isolato così da solo. Insomma, anche senza isolamento, insomma, è una forma di sottrazione della tua vita. Libertà, sì. Che cazzo di vita è uno che vive tra quattro mura per 10 anni, 15 anni, è chiaro che c'è un elemento di crudeltà di cui dobbiamo tenere conto, insomma, che capisco che chi commette un reato dovrebbe sempre pensarci prima di commetterlo, però noi abbiamo generato anche un tipo di produzione legislativa molto punitiva. Io sono contrario, per esempio, all'omicidio stradale, perché c'è sempre una
un elemento di casualità dell'omicidio stradale, no? Pensa a quel cantante Michele Bravi che ha rischiato di essere condannato per omicidio stradale. L'omicidio stradale ti fai 7 anni in galera, magari hai fatto proprio un errore alla guida della macchina. E... sì, dice, però mia nonna è morta e quindi tu devi pagare. Ma io non, la nonna non mi viene restituita se so che il pirata della strada sta in galera 10 anni. Non mi consola. Ti ho detto non a caso, la nonna è morta perché mia nonna morì in un incidente stradale, capisci? E quindi non ho mai desiderato la ghigliottina per quell'uomo che la mise sotto la macchina. Delle volte basterebbe un... attraversando, tratto sulle strisce pedonali, andando a prendere le medicine per il nonno. Il nonno non si è mai perdonato tutta la vita il fatto di aver detto alla nonna di andare a prendere le medicine. Però non voglio diventare triste questa sera. Grazie, ti voglio bene, ci vediamo presto. Grazie Bobo. E salutiamo le persone che ci hanno ascoltato, che non so quante saranno state. Ce ne sono state parecchie, c'è stato un picco altissimo verso le 7:40. Come la canzone di Battisti. E poi domani ti manderò il link che posterò sul mio canale di YouTube. Va bene, ci facciamo la bistecca. Ciao. Grazie Bobo. Buona serata, grazie a tutti.